Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con il primo caso Omicron in Abruzzo. Sta bene il 52enne risultato positivo alla nuova variante del SARS-CoV-2 che da indiscrezioni pare avesse le due dosi di vaccino. È asintomatico e sta bene. Ora l'attenzione è tutta rivolta all'andamento della mutazione. La parola agli esperti che hanno sequenziato il virus a Chieti nel servizio di Serenia Secondi. Siamo nel centro di studi e tecnologie avanzate dell'Università di Chieti con il professor Suppia e qui è il laboratorio dove è stato sequenziato il virus, il caso Omicron che è stato riscontrato su questo 52enne di Chieti. Naturalmente la preoccupazione c'è, a lei la prima cosa che chiediamo è intanto come sta andando avanti il tracciamento, cioè è vero che questa persona ha contratto questo Omicron fuori dall'Abruzzo e quali sono gli sviluppi che adesso ci attendono? È molto probabile che l'abbia contratto fuori perché non avevamo altri casi di Omicron in regione, perché noi la stiamo cercando da settimane con molta capillarità. Quindi è probabile che l'abbia preso fuori, dopodiché c'è in questo momento poco da preoccuparsi, il paziente sta bene, non sembra che ci siano focolai, abbiamo altri 3 o 4 casi sospetti che stiamo analizzando, ma al momento parliamo ancora di casi rari sul territorio. I prossimi passi saranno naturalmente orientati a capire come evolve, come se c'è una mutazione di questo virus. Omicron è sicuramente molto infettiva, però ci sono dei report che dicono che probabilmente è meno aggressiva a livello polmonare. Lo potremo sapere quando avremo migliaia di casi. Non dimentichiamo che le casistiche per adesso vengono da regioni del mondo a bassa percentuale di vaccinazioni. Quindi dovremo vedere come si comporta su un territorio come il nostro, che ha invece l'86% di vaccinati. Anche per tranquillizzare la popolazione, ci sono altri casi sospetti, come si procederà con loro? Li sequenziamo, ma parliamo intanto tutti di casi non gravi perché nessuno di questi è ospedalizzato. Probabilmente sono tutti asintomatici, sono indipendenti uno dall'altro, del resto insomma, è arrivato in tutta Europa, Omicron non ce l'aspettavamo, ma stiamo controllando la situazione bene. Mi preoccupa più quello che sta facendo la Delta in questo momento rispetto a quello che sta facendo Omicron. Le solite raccomandazioni, perché c'è un po' di paura per questo Omicron? No, è sempre lo stesso, mascherina a questo punto anche all'aperto, igienizzarsi le mani ogni volta che si rientra a casa, stare attenti, mantenere il distanziamento sociale, quello che abbiamo imparato in 2 anni. Non è che ci sono misure particolari verso l'Omicron piuttosto che verso l'Alfa o la Delta, semplicemente un po' di buon senso in modo da poter passare serenamente il periodo natalizio. Ieri ci sono stati i dati dell'Abruzzo più preoccupanti degli ultimi tempi. Parliamo invece di quello che è il contagio, di come sta avanzando. Sì, quella è la Delta che invece è preoccupante, nel senso che i contagi sono aumentati moltissimo. Noi adesso siamo oltre il 10% di positivi e questo è il dato veramente allarmante, più della Omicron. E allora vediamo i numeri odierni. Nella nostra regione sono 439 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 4.877 tamponi molecolari. Risultato positivo dunque il 9% dei campioni. Si registra un decesso recente e così il bilancio delle vittime sale a 2.514. In lieve calo invece i ricoveri complessivi, anche se aumentano ancora quelli in terapia intensiva. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 97 anni. Gli attualmente positivi sono 6.382, 118 pazienti, meno 6 sono ricoverati in ospedale e in area medica e 17 più 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 6.247 sono in isolamento domiciliare. Il decesso recente riguarda una 91enne della provincia di Teramo. Vediamo le variazioni provincia per provincia: più 98 in provincia dell'Aquila, più 121 in provincia di Chieti, più 93 in provincia di Pescara, più 119 in provincia di Teramo, più 6 per persone che risiedono fuori regione, mentre per 142 più 2 rispetto a ieri sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso. 5 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 in carcere, una in provincia di Ravenna e 2 di sottoposizione all'obbligo di dimora, eseguite all'alba di oggi. Questi i principali esiti dell'operazione Master Cleaner del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara. Stefano Recanati.
5 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 in carcere, il sequestro preventivo di un'agenzia di scommesse a Pescara e di 3 conti in gioco, 3 motocicli e un'autovettura. E il bilancio dell'operazione Master Cleaner, che da questa mattina all'alba ha visto impegnati 70 carabinieri nelle province di Chieti, Pescara e Ravenna. Provvedimenti emessi dal GIP di Pescara De Rensis su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Andrea Papalia. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara, si sono protratte per circa un anno e hanno consentito di individuare 13 indagati complessivi per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio abusivo di attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori. Il focus principale è un 41enne, noto alle forze dell'ordine, accusato di aver impiegato il denaro provenente dallo spaccio degli stupefacenti in attività commerciali solo all'apparenza lecite. In particolare, una sala scommesse a Pescara, che attraverso puntuali riscontri è risultata tuttora nella disponibilità dell'uomo, ma con autorizzazioni intestate a una persona di sua stretta fiducia, che figura tra gli indagati, che dovrà rispondere di concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Abbiamo documentato come sui vari conti gioco facenti capo a questa agenzia di scommesse venissero movimentati mensilmente varie centinaia di migliaia di euro. Quindi ciò serve al pregiudicato, di fatto senza un'occupazione fissa, serve a dimostrare il possesso di capitali che non potrebbe dimostrare. Riuscire a dimostrare il trasferimento fraudolento di valori in capo agli arrestati è stato il passaggio chiave dell'operazione, dato che sempre più persone trovate in possesso di consistenti quantità di denaro esibiscono titoli relativi a vincite di gioco che dimostrerebbero in maniera difficilmente incontrovertibile la provenienza lecita del denaro. Per tale motivo, durante le investigazioni sono stati richiesti all'agenzia di scommessa gli elenchi dei conti gioco accesi nella citata sala scommesse. Con vincite fittizie, sì, magari vincite non conseguite dallo stesso, ma usate come pezza d'appoggio per giustificare appunto il capitale accumulato. Le persone sottoposte a misure cautelari sono già conosciute alle forze dell'ordine ed una di queste fino ad oggi ha beneficiato del reddito di cittadinanza. La moglie di uno dei principali indagati, attinta anch'ella da misura cautelare personale, fino ad oggi ha percepito il reddito di cittadinanza. Dati allarmanti quelli contenuti nel rapporto Stop Pesticidi nel piatto 2021 di Legambiente. Molti generi alimentari sono irregolari, contenendo molti residui di pesticidi oltre le soglie gli è consentite. Giuseppe Dintino. Un prodotto della terra su 3 contiene pesticidi oltre le soglie consentite. È quanto emerge dal rapporto di Legambiente Stop Pesticidi nel piatto 2021, che mette insieme i dati raccolti lo scorso anno in tutta Italia, in collaborazione anche con l'Istituto Zooprofilattico Abruzzese, analizzando 36 generi alimentari diversi. I numeri sono in leggero miglioramento, ma rimane una fetta consistente di prodotti irregolari. La frutta si conferma la categoria più interessata. Il 50% dei campioni contiene uno o più residui di sostanze potenzialmente pericolose, percentuale che schizza al di sopra dell'85% se consideriamo la sola uva da tavola. L'Italia si sta distinguendo insieme con altri paesi nell'Europa per la riduzione dei pesticidi, però dobbiamo fare ancora tanto. È un momento strategico fortemente importante, perché da un lato è stata approvata dal Senato la legge sull'agricoltura biologica, quindi bisogna accelerare sulla sua promulgazione. Dall'altro lato si sta lavorando sul piano strategico legato alla nuova PAC 2023, che ci mette nella condizione di agganciare quelle stesse indicazioni che la comunità europea ci dà. Dall'altro lato dobbiamo mettere in campo un piano d'azione nazionale che vada in questa direzione. L'Unione Europea infatti chiede agli Stati comunitari di riservare all'agricoltura biologica entro il 2030 il 40% dei terreni coltivati. Attualmente in Italia la percentuale si attesta intorno al 18%. Insetticidi e fungicidi aumentano la produzione, ma con ripercussioni sull'ambiente, contaminando terreni e falde acquifere, sterminando gli insetti impollinatori e rappresentando rischi per la salute umana. C'è un rapporto dell'ISPRA che ci dà un dato fortemente allarmante. Per quanto riguarda le acque superficiali, il rischio è la contaminazione è al 77%. Poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, che non è solo l'elemento di del singolo agente di chimica che interviene, ma è anche il multiresiduo che va tenuto in considerazione. Per promuovere l'agricoltura biologica e le eccellenze del territorio, Legambiente e Parco della Maiella hanno lanciato l'iniziativa per un Natale biodiverso.
Il Parco Nazionale della Maiella ha avviato da un certo periodo un progetto che si chiama Vola Volé, che è nato in collaborazione con la cantina Orsogna, utilizzando i lieviti, fermentando appunto, utilizzando la fermentazione ottenuta dai lieviti presenti nei frutti, nelle bacche, insomma, presenti nel territorio del Parco Nazionale della Maiella, senza solfiti. Quindi il parco ha avviato da tempo un discorso, insomma, di biodiversità e vuole fare, insomma, questo progetto per un Natale, insomma, biodiverso. L'Istituto Zooprofilattico di Teramo, in prima linea da mesi nella ricerca contro il Covid, traccia un bilancio di fine anno sulle attività svolte. Da sottolineare i 631.000 accertamenti sui tamponi positivi e i 99 progetti di ricerca finanziati con oltre 19 milioni di euro. Tania Bonici Castelli. 631 accertamenti volti alla ricerca dell'RNA virale nei tamponi positivi al Covid. Intensa attività di ricerca sul sequenziamento genomico del virus per lo studio delle varianti. Investimenti per oltre 5 milioni di euro nel patrimonio dell'ente. Formati a distanza 6.000 professionisti sanitari, 1 milione di accertamenti diagnostici, 99 progetti per un budget complessivo di oltre 19 milioni di euro. È il bilancio di fine 2021 dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, un'eccellenza in Italia e nel mondo nel campo della ricerca veterinaria. Le tappe più importanti di questo 2021. Fino a metà anno l'attività diagnostica per il Covid. A novembre 2020 abbiamo fatto l'anno scorso 90.000 tamponi, solo nel mese di novembre. Ovviamente dicembre e gennaio e febbraio il clima non era molto diverso, quindi fino alla fine del mese di giugno siamo stati impegnati sul Covid. Sono stati 99 i progetti in atto nel 2021 con una dotazione di 19 milioni di euro di investimenti. Nel 2021 siamo stati riconosciuti come centro di riferimento per il benessere animale, per esempio. La giornata più difficile? La giornata più difficile è stata il 24 dicembre, quando abbiamo trovato il 24 dicembre, quindi i giorni che sono susseguiti, l'inizio di gennaio, quando abbiamo trovato la variante inglese, perché è stato un evento eclatante, anche quello di suggerire le attività da mettere in atto anche per le autorità locali. È stato tutto un lavoro molto molto importante, molto difficile. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, il direttore dell'IZS, Nicola D'Alterio, ha anche presentato il nuovo logo e la nuova identità visiva dell'istituto, un piccolo capolavoro grafico, immediato e moderno. Il nuovo logo è molto semplice, direi, ma dice quello che siamo. Ecco, l'idea del logo deve essere quella di descrivere in poche lettere quello che è, e noi siamo IZS Teramo. I principali esponenti delle associazioni di categoria e diversi rappresentanti delle istituzioni si sono incontrati per porre quesiti sulla necessità di salvaguardare l'attuale modello balneare italiano. Uno dei temi fondamentali dell'incontro di questa mattina è quello di salvaguardare il modello balneare italiano. Sì, noi riteniamo fondamentale che il modello che è stato costruito in Italia per la balneazione organizzata sia un modello che va tutelato. È un patrimonio che l'Italia ha e che tutto il mondo ci invidia. Non sarebbe corretto, né nei confronti delle 30.000 imprese che hanno gestito in questi anni un settore portandolo all'eccellenza, ma neanche per il valore aggiunto che è stato creato sul modello della balneazione italiana, cancellarlo da un giorno all'altro. Non possono arrivare grandi gruppi, grandi imprese straniere e rubarci quello che le nostre famiglie in tanti anni hanno costruito. Quello che chiedete oggi anche ai referenti politici nazionali e europei? Ho fatto un conto più o meno e girano intorno alle attività balneari quasi 2 milioni di persone. Se un sindacato difende un'azienda che ha 5 dipendenti, 10 dipendenti o 1.000 dipendenti, noi siamo 2 milioni di dipendenti,
A noi chi ci deve difendere? Questo è il punto. Noi siamo qui oggi con le istituzioni, così come abbiamo fatto in tutto il resto d'Italia, dopo aver concluso gli incontri con le forze politiche e istituzionali a livello parlamentare. E quindi chiediamo, prima di arrivare a una riforma che è necessaria, che si possa effettuare una mappatura delle coste italiane. Questo è l'elemento più importante per capire quanti pesi e quante concessioni ci sono oggi esistenti su tutto l'arco costiero italiano e soprattutto capire quante altre possibilità di concessioni si possono concedere per mantenere in equilibrio due principi. Uno è quello di aderire a ciò che ci chiede l'Europa e quindi della concorrenza e dare possibilità anche a nuovi imprenditori di poter sviluppare la propria impresa sul demanio. E l'altro principio da mantenere in equilibrio è proprio la tutela e la salvaguardia dell'attuale modello balneare. Casartigiani Abruzzo analizza lo stato di salute dell'economia della nostra regione in base ai dati di Infocamere e Banca d'Italia. Nel 2021 l'Abruzzo fa registrare un alto tasso di crescita superiore alla media nazionale. In ripresa investimenti, export e vendite, aumenta però la richiesta di cassa integrazione. Al termine del 2021 Casartigiani Abruzzo stila i bilanci dell'economia abruzzese per lanciare nuove proposte di intervento alle istituzioni. I dati a disposizione sono quelli di fine settembre inizio ottobre di Infocamere Movimprese e del sondaggio di Banca Italia su un campione di imprese manifatturiere abruzzesi. A fronte della cancellazione di 855 imprese, ben 1.356 si sono iscritte in Abruzzo. I tassi di crescita di Pescara e Chieti superano addirittura la media nazionale, mentre Teramo e L'Aquila ottengono un risultato inferiore. Il dato confortante è l'adesione massiva alla campagna vaccinale che ha determinato l'allentamento delle misure restrittive e la ripresa delle vendite. Di riflesso si sta assistendo ad un recupero di investimenti e dell'export, quest'ultimo addirittura superiore ai livelli pre-pandemia. Ma è il quadro occupazionale a destare la massima attenzione di Casartigiani. Se da un lato la ripresa delle attività produttive ha generato una nuova partecipazione al mercato del lavoro, dall'altro si assiste ad un ricorso significativo agli strumenti di integrazione salariale e alle misure di sostegno al reddito. Per quanto riguarda poi il settore delle costruzioni e delle vendite immobiliari, questo è caratterizzato da una forte ripresa addirittura superiore a quella del 2019. Infine il credito, termometro del vero stato di salute delle imprese abruzzesi, e questo è il settore maggiormente attenzionato da parte di Casartigiani Abruzzo. La domanda di finanziamento si sta riducendo rispetto al 2020 e prima che gli effetti diventino irreversibili per Casartigiani, ora più che mai è necessario un sistema bancario territoriale più flessibile. I dati emersi da un recente studio del CRESME evidenziano un saldo positivo di 36 miliardi di euro nelle casse dello Stato proveniente dai bonus edilizi. Per questo l'ANCI Abruzzo chiede continuità alla programmazione degli investimenti della misura Superbonus, oltre ad un sistema che qualifichi le imprese che lavorano con fondi pubblici. Buone notizie per chi intende portare a termine piccoli e grandi interventi di ristrutturazione immobiliare nella propria abitazione. Infatti ci sarà l'opportunità di accedere a bonus fiscali come il Superbonus 110% fino al termine del 2023. L'ANCI Abruzzo insieme a tutto l'ANCI Nazionale sta proprio battagliando per questa cosa qui, perché battaglia vinta sì, ma fino a un certo punto. Il 2023 è dietro l'angolo e sicuramente non possiamo rigenerare e migliorare le abitazioni degli italiani in così poco tempo. Se noi pensiamo che in Italia ci sono ben 32 milioni di appartamenti privati, noi possiamo sicuramente immaginare quanto tempo ci vuole, 30-40 anni, ed è per questo che lavoriamo fortemente per far sì che questa legge diventi strutturale. Questi incentivi fiscali, prosegue Dintino, sono fonte di guadagno per lo Stato. Secondo un recente dossier redatto dal CRESME di Bellicini, nei 23 anni di bonus lo Stato italiano ha guadagnato circa 3 miliardi l'anno, mentre nell'ultimo anno, con il forte impatto del 110, il ritorno per lo Stato è di circa 4 miliardi. Quindi capiamo che sono numeri importanti. Perché? Perché ogni euro investito in edilizia
specialmente quelli di ristrutturazione, si moltiplica in economia per 3,7. Significa quasi 4 volte pagare e ritornare con le tasse, con il modello F24, con l'IVA, eccetera, ritornare i soldi al nostro Stato. Inoltre c'è la grande importanza di far tornare gli operai nei cantieri e quindi manodopera attiva e non redditi di cittadinanza. Notizia di alcuni giorni fa è che l'ANCE nazionale ha votato all'unanimità e si batterà ai tavoli ministeriali perché questi lavori siano affidati a imprese qualificate, soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Noi oggi quando parliamo e quando leggiamo sui giornali che ci sono delle truffe, quelle sono fatte da imprese improvvisate che sono nate soltanto per cavalcare quest'onda economica e i lavori non vengono fatti per niente, sono cantieri fantasma. Il consigliere regionale PD Dino Pepe ha presentato un'interpellanza per affrontare i problemi del trasporto pubblico in provincia di Teramo. Vediamo. Pochi controlli anti-Covid, mentre i sindacati lamentano di non essere considerati da TUA e Regione Abruzzo. Il trasporto pubblico del Teramano ha delle criticità, secondo il consigliere del Partito Democratico Dino Pepe, il quale ha presentato un'interpellanza al Consiglio regionale. I lavoratori, ma soprattutto gli utenti, sono molto delusi dalla gestione del trasporto pubblico locale, in maniera particolare in provincia di Teramo. I sindacati hanno lamentato la mancanza soprattutto di dialogo con TUA e soprattutto con la giunta regionale. A questo proposito ho presentato un'interpellanza che io mi auguro sarà discussa al prossimo Consiglio regionale, dove possiamo fare insieme una riflessione sulle criticità del trasporto pubblico locale, a cominciare dalla situazione difficile sindacale con i lavoratori, alla alta evasione tariffaria, alla mancanza di controlli. Siamo in piena pandemia, tanti lamentano sia le sanificazioni sia i controlli per quanto riguarda i Green Pass. Una situazione da affrontare con urgenza e ci auguriamo che al prossimo Consiglio regionale ci sia questa discussione puntuale con risposte puntuali da parte della Giunta regionale. La Lilt Pescara si è dotata di un nuovo endoscopio per prevenire il melanoma della pelle. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla grande partecipazione in occasione della 32esima edizione dello spettacolo La Notte Magica. L'ILT è sempre attiva sul territorio e dà una mano a quelle persone che purtroppo sono colpite da queste neoplasie. Sì, è importantissimo in questo periodo perché stiamo vivendo una doppia pandemia. La pandemia da Covid e la pandemia legata alle diagnosi tardive, cioè noi, la prevenzione consente di fare delle diagnosi precoci e consente di guarire e spesso di guarire con interventi molto limitati. Più si fanno diagnosi tardive, più si allontana la possibilità di una guarigione completa e più si allontana la possibilità di fare piccoli interventi. Noi in piena epidemia abbiamo lavorato lo stesso, utilizzando dei sanificatori che riescono quindi a farci lavorare con tranquillità e in sicurezza, e abbiamo continuato a fare prevenzione. Ecco, negli anni comunque il melanoma della pelle si è riuscito a curare anche in maniera diversa. Per quanto riguarda la malattia localizzata, con un interessamento linfonodale minimo, ci sia la possibilità di fare dei trattamenti adiuvanti che sono sia di terapia immunologica sia di terapia target, che praticamente portano a guarigione il paziente. E anche nella malattia avanzata ci sono dei trattamenti che attualmente guariscono anche il paziente. Sicuramente l'assessore al Comune di Pescara è orgogliosa della solidarietà che questa città ha portato avanti nell'aiutare la Lilt. Sono fiera, sono soddisfatta e sono contenta di aver raggiunto questo obiettivo, e quindi oggi c'è stata la consegna di questo strumento alla Lilt da parte dell'associazione, e devo dire che è stata una notte magica sotto tutti gli aspetti, magica perché c'era questa magia, questi artisti che si sono espressi sul palco, e magica perché alla fine siamo riusciti ad acquistare questo dermatoscopio e quindi a raggiungere un obiettivo fondamentale. Sport adesso, calcio di Serie C, brindisi di Natale per il Pescara all'Aurum. Per il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani è stata l'occasione per commentare le parole del socio di minoranza Danilo Iannascoli e le recenti voci sulle trattative societarie. Presidente Sebastiani, il momento anche di raccogliersi per gli auguri, per questo brindisi, per augurare buon Natale, e ne approfittate anche per presentare questo progetto Abruzzo senza confini.
Sì, sì, presentiamo questo progetto sul quale stanno lavorando i miei già da un po' di tempo ed è un progetto che prevede l'apertura di un campus, di un Erasmus del calcio, no? È aperto a tutto il mondo, è aperto a tanti ragazzi che vorranno venire a Pescara con una serie di servizi dentro, perché siamo nella condizione di poter dare veramente tanto a questi ragazzi e poi magari, perché no, trovare tra di loro i futuri campioni. Presidente, negli ultimi giorni si è parlato di questo avvicinamento del manager Mattioli. Con Marco Mattioli ci conosciamo da tanto tempo, mi è venuto a trovare due settimane fa, abbiamo parlato della possibilità, della mia volontà di se c'è qualcuno di serio di farsi da parte, lui avrà dei contatti, al momento io offerte non ne ho avuto e non ne ho registrate, però magari da qui a qualche tempo ci porterà qualcosa. Su Danilo Iannascoli, che è tornato a parlare con toni che sono sembrati concilianti, anche se poi c'è sempre questa avvertenza in tribunale, almeno un procedimento si è chiuso, un altro è tuttora in corso. Ma io non ho ascoltato quello che ha detto Danilo, in tanti oggi mi hanno telefonato per dirmi che è stato molto conciliante, ma io non sono mai stato, nessuno l'ha cacciato, ha fatto tutto da solo, probabilmente magari il tempo gli ha restituito un po' di serenità e forse si rende conto di quello che ha fatto in questi anni, perché nessuno l'ha mandato via, ha fatto tutto da solo, nell'anno 2015 dove ha detto che era stato estromesso, se voi della stampa riprendete le volte che è venuto nelle varie televisioni a parlare di strategie aziendali da amministratore delegato, forse non si contano e chi l'avrebbe estromesso, quindi mi fa piacere se lui è tornato sui suoi passi o ha capito magari che forse qualche errore l'ha fatto anche lui, quindi probabilmente vivrà meglio questo momento. Tempo di pace, possiamo dire, Presidente? Non c'è un tempo di pace se non c'è un tempo di guerra. Io la guerra non l'ho mai fatta a nessuno, non ho denunciato nessuno. Tra le altre cose, adesso non voglio fare polemica, ma quello che è stato fatto stride veramente con quello che lui ha scritto nel suo bilancio, perché se uno leggesse quello che ha scritto nel suo bilancio delle quote del Pescara si dovrebbe domandare qual è il bilancio che è nullo, però non voglio fare polemiche, non mi interessa fare polemiche, registro questo suo cambio di atteggiamento, mi fa piacere ma non cambia nulla. L'ultimo, Presidente, due partite per chiudere l'anno solare e poi anche il momento degli auguri, no? L'auspicio per queste ultime due partite e gli auguri alla tifoseria. Ma l'auspicio è di fare il massimo perché adesso siamo in un momento buono e speriamo di continuarlo. Gli auguri sono per tutti perché in questo momento c'è veramente bisogno, nella speranza che si possa continuare ad essere liberi. Buon Natale, Presidente. Grazie anche a voi. Antivigilia della sfida di campionato per il Teramo, questo pomeriggio conferenza stampa di Federico Guidi, che ha parlato delle difficoltà sul campo e ha confermato la vicinanza da parte della società, seppure in un momento di difficoltà. Lo ascoltiamo. Come prima della sfida contro la Carrarese, è difficile per il Teramo provare a concentrarsi solo sulla gara del campo contro la Reggiana, lo sta provando a fare lo staff tecnico insieme alla squadra, ne ha parlato Federico Guidi, che in tal senso comunque ha invitato ad una reazione dei suoi, ha anche svelato di aver parlato di recente con la società biancorossa, ricordiamo che nelle scorse ore è arrivato un altro sequestro a carico dei fratelli Ciaccia da parte della Guardia di Finanza. E anche svelato l'allenatore del Teramo che comunque la società ha già ottemperato al pagamento della mensilità di novembre per quanto riguarda appunto tutto il gruppo squadra. Ma vi devo anche dire che hanno fatto un gesto che non è secondo, penso, a nessuno, perché in un momento di difficoltà la società ha già pagato anche il mese di novembre. Questo è un segnale per cercare di infondere tranquillità e di farci tutti quanti lavorare tranquillamente con grande serenità. Io penso che sia un gesto da apprezzare e soprattutto
ci deve infondere a noi fiducia nel dare qualcosa in più e non farsi travolgere da qualche difficoltà. La proprietà penso sia stata ineccepibile da questo punto di vista. Guidi ha poi parlato anche un po' del suo percorso personale, perché un po' la sfortuna lo sta tartassando dalla Casertana. Ci sono state varie vicissitudini anche nella passata stagione in Campania, ci sono anche in quest'annata a Teramo. Guidi ha fatto anche un po' un punto della situazione in tal senso. Fortuna o sfortuna conta poco, io penso che ogni professionista in qualsiasi ambito deve saper far fronte a qualsiasi situazione gli capiti davanti. È chiaro che dal mio punto di vista devo essere bravo, forte anche a svolgere la mia professione anche in queste difficoltà. A Caserta penso che l'anno scorso abbiamo vissuto di tutto e di più, perché siamo anche l'unica squadra, penso, al mondo che ha giocato una partita in 11 contro 9 per Covid. Si sono succeduti tre direttori sportivi, poi è successo quello che è successo a fine stagione. Però penso che sia tutta esperienza molto formativa che mi porterò dietro nel mio percorso professionale. Dal punto di vista della squadra, ad oggi sono out Rossetti e Lombardo. Domani mattina, nell'ultimo briefing, nella rifinitura prima della partenza verso Reggio Emilia, proverà anche Cucurullo a essere nell'elenco dei convocati. Ad oggi dovrebbero essere quasi tutti disponibili, tranne Lombardo e Rossetti. Domani proverà Cucurullo, che tutte le settimane è un mese che speriamo e pensiamo di recuperarlo e poi alla fine non recupera mai, perché anche nell'ultima partita Bois e Cucurullo non erano a disposizione. Domani proverà e quindi vediamo se domani sarà disponibile anche Cucurullo. Gli altri sono tutti arruolabili tranne Soprano, che è squalificato. Prima di chiudere vediamo il programma del weekend di pallavolo in A2. La Sia Cortona ospiterà in un match salvezza il Mondovì domenica alle 16 e non alle 18. In A3 la capolista Abba Pineto riceverà alle 18 il Fano per la prima di ritorno. In A2 femminile l'Altino domenica alle 17 a Lanciano se la vedrà con Brescia. In B maschile domani alle 18 l'Alba ospiterà Civitanova, mezz'ora dopo il Paglieta giocherà con l'Avellino. In B1 femminile domani la Teatina scenderà sul parquet di Castelbellino. In B2 infine anche domani alle 17 al Pala Orfento il Gada Pescara 3 affronterà il Bisceglie. Alle 18 al Pala Roma Aceteas Montesilvano riceverà il Potenza Picena. Alle 19 al Pala Elettra in programma D'Annunziana Bari. Alle 19 trasferta a Pagliare per la capolista Teramo. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con l'edizione del TG6 alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.